Ciao a tutti da Poderak, bentornati qui su American Truck Simulator. Purtroppo diluvia e mi sa che dovrò accendere il tergicristalli. Ho già selezionato un lavoro, dovrebbe essere una città nuova dove andremo. E dato che è da un po' che non porto American Truck, ho pensato di farci un bel gameplay. A dirvi la verità, avevo già registrato un gameplay su American Truck Simulator, ma non è mai uscito. Per quale motivo? Perché purtroppo ci sono stati problemi con il file di registrazione. Alla fine adesso abbiamo 41.000 euro su American Truck Simulator e il prossimo obiettivo sarà quello di acquistare un nuovo camion, in modo tale che questo lo diamo a una flotta e noi ci prendiamo un camion nuovo, oppure lo personalizziamo con qualche skin e qualche accessorio nuovo. Ad esempio quella stella lì la vorrei cambiare e metterci qualcos'altro. Fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate. No, non devo andare di qua. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, magari datemi qualche consiglio e cercherò di seguirlo. Adesso penso stiamo andando a prendere il carico, che non ho idea di dove sia. Oh, come l'ha fatta veloce questa salita. I camion americani sono più forti in salita, sono più potenti. Speriamo non sia troppo lontano questo carico, perché comunque vorrei fare un viaggio lungo abbastanza. Qui c'è un abbassamento dei frame rate, immagino per via del fatto che siamo in città. Ok, adesso si è stabilizzato e andiamo a vedere dov'è questo carico. Ho visto sul navigatore 17 minuti e siamo lì, quindi non è molto lontano. Sarà un'azienda di quelle esterne fuori città. Come camion comunque a me questo mi piace, è forse uno dei migliori con questa cabina. L'altro tipo di marchio per adesso non mi piace tantissimo. Non ne vado matto. Ah, forse che sta smettendo di piovere. Sento che la pioggia è meno intensa. Ci sta, dai. Concessionario Peterbit esplorato. Bello. Perché ho provato... Ho il volante, no? Siccome ho prima usato il cambio manuale su Eurotruck, allora stavo premendo la frizione per frenare. Ma questo è un cambio automatico, quindi non ho da preoccuparmi. Ma questo autobus è fermo oppure ci sono le stazioni degli autobus funzionanti su American Truck? Chi lo sa. Giriamo qua a destra, dove andremo a prendere il... Che è successo? No, la banca sicuramente mi avrà preso 7.000 euro. Ho un bel debito con la banca, eh. Dovrò fare benzina, mi devo ricordare, carburante. Accetta lavoro. Dov'è sto carico? Di qua non è, di là non è, e sarà dietro. Penso. Eh sì, è comparso adesso. Chi è che parcheggia qua i pick up? Non sapete che passano i camion e ve lo potrebbero distruggere quel pick up? Si passa poco di sicuro. Oh, un carico proprio lungo. Voglio vedere mo come esco di qua. Di qua posso uscire dopo? Non tanto. Non tanto. Quindi mi conviene parcheggiarmi in un altro modo. Che trick, raga. Adesso rideremo un po'. Vediamo, ma ci sono i cavi? Sì, ci sono i cavi, qualcuno di voi già me l'ha detto. Poder fare dei cavi. Ve li ho fatti vedere, mi sa, anche nell'altro gameplay. Ma su American Truck no. Sai che ci passa senza... no, ma qua davanti la vedo dura. Meno male che c'ho il volante. Non era entrata la retro. È troppo lungo sto carico, più che altro. Cioè, vediamo quanto è lungo. È stralungo. Conviene andare contro il muro.
Ok, così la curva la riusciamo a fare bella tranquilla. E abbiamo qui il nostro carico. Stiamo trasportando pneumatici. Pneumatici per la Formula 1, magari, dai. O semplicemente per auto. Cioè, noi trasportiamo tutta la meccanica, automobili, pezzi di ricambio, pneumatici. Cioè, siamo dei meccanici praticamente. Lavoriamo per Car Mechanic Simulator quasi. Guardate che faccio. Trick. È rosso, ma io giro a destra dopo giro. Ho messo la freccia! Ho messo la freccia, perché mi ha fatto la multa? Io sapevo che metti la freccia e non ti mette la multa. Avete capito? Io tagliavo, dopo giravo sempre a destra. È il trucco che usa Ups, il corriere Ups in America. In pratica obbliga i suoi dipendenti a girare sempre a destra. Non puoi mai girare a sinistra, sempre a destra devi girare. Così. Oh cacchio, ma che ci fa qua un muro? Penso, ho sbagliato via di uscita. Ok, macchina beccata. Ok, giriamo a sinistra. Dov'è il semaforo qua? Ho visto una specie di semaforo davanti, ma non nella mia parte, quindi faccio carburante, ora che ci penso. Oh, carburante. Oh, perché si è acceso? Perfetto, dai, facciamo un po' di carburante che così dopo non ci pensiamo più. E siamo pronti per partire. Mazza, 500, 500 dollari di carburante, è un po' troppo, dai. No, lo sapevo che mi bloccavo. Ma no, muri invisibili del cavolo. Ci sono i muri invisibili, quindi il carico non passa. Ok. Niente. C'è quel muro invisibile là. Sai che esco in retromarcia che faccio prima. Ok, perché qua boh, è buggato. Vediamo se passo di qua almeno. È troppo stretto per il mio camion. Ok, dai, di qua si passa meglio. Dai, un viaggio un po' particolare oggi, eh? Abbiamo già fatto un po' troppi incidenti per i miei gusti. Perché si sono fermati qua? No. No, oh, ho sbagliato. Mi sono fatto sgamare dalla polizia. Vabbè. Dai, stiamo entrando nella superstrada che così arriveremo in tempi ragionevoli. Cerchiamo di mantenere i limiti e di non farci sgamare troppo dalla polizia per crimini che non ne vale la pena. Possiamo andare a 80 miglia. Il mio mi sa più di 70 non fa, quindi non mi preoccupo più di tanto. Siamo pure in salita, quindi ci metterà un bel po'. Qui che cacchio è? Già un incidente. Raga, già un incidente. Ha preso fuoco una macchina. Ma che cacchio. Non abbiamo neanche iniziato. Qui in America sono tutti pazzi a guidare. Nel gameplay che non vi ho mostrato perché si è corrotto il file, ero andato in Nevada, un nuovo continente mai esplorato. Speriamo in futuro escano altri viaggi diretti verso di lì. Può ignorare la strada. Mi ha fatto venire un infarto, raga. Ma c'è. No, perché fanno sti rumori strani? Dai, avvisate con un suono più ottuso, acuto così, e ti viene un colpo. Mamma mia, oh. È una specie di casello alla fine. È la dogana che ti controlla se è tutto in regola. Alla fine, nel 99% dei casi, avrai tutto in regola. Non ti diranno mai niente.
Ok. Qui a fianco abbiamo una città che forse non ho mai esplorato perché vedo che si sta esplorando adesso nel navigatore. Vediamo un giorno se ci andremo. Qua il traffico inizia a rallentare perché il limite di velocità. Che è successo al mouse? È aumentato come gli incidenti che sto facendo. Anzi, no, si è ridotto 70, prima era 80. Speriamo di non fare troppi incidenti perché rischiamo di non guadagnare troppo in questo gameplay e noi abbiamo bisogno di guadagnare, altrimenti il camion come ce l'aggiorniamo? Come compriamo un altro camion? Non possiamo. Ok, dai, siamo usciti forse da Sacramento. E bella l'America. Per tutti questi paesini qua collegati, molto vicini tra loro. E la superstrada qua vi permette di raggiungerli in modo molto veloce. Facciamo il sorpasso della polizia o ci incastrano secondo voi? È fatta apposta? Non vedo quanto vada, dai, vado a meno di 65, cioè. Dai, sorpassiamo la polizia. No, no, la polizia ci trolla, raga, ci vuole far accelerare così dopo ci fa la multa. Ci fa la multa, l'ha fatta apposta. Allora, giriamo qua a destra. Rallentiamo però, rallentiamo, rallentiamo. E qui c'è uno stop. E si sa, negli stop passano sempre le macchine. A posto, libero. Oh, ciambella, è la ciambella di Homer Simpson. Quella lì che la vedete? O è una. No, forse che non è una ciambella. No, sì che è una ciambella, cacchio. C'è scritto lì. Stockton, siamo a Stockton. Dovrei girare qua. Anche se le strisce, boh, penso posso farlo. Qua devo parcheggiare. Buongiorno, dovrei parcheggiare. Dove ve lo metto? Lì? Così difficile il parcheggio. Guardate dove lo devo mettere, cioè. Andiamo, ho spazio qua davanti. No, non ho neanche spazio per girarmi tutto. Andiamo, entrate nel buco. Quasi, dai. Ci siamo quasi. Che il buco mi sa che è questo qua a sinistra. Però non vedo il parcheggio. Spero che sia almeno quello lì. Ma non vedo il parcheggio, dov'è? Scusatemi, giusto per capire. E ciao. Ma ciao, ho sbagliato buco! Lo sapevo io. Ok, una volta capito dov'è il buco, penso si possa fare dall'interno. Finché non capisci il buco dove devi entrare, è pericoloso, raga. Rischiate di fare danni al carico, mi raccomando. Ok, dai. Ultima manovra, penso, e ci siamo. Possiamo fare questa consegna. Speriamo che non sia troppo danneggiato. Ok. Vediamo come staccano i tubi qua. Oh. A posto, raga. Vediamo quanto abbiamo guadagnato. Mostro subito i risultati. 6.000 euro. Fate conto. 3.000 euro così di multa. Dai, 3.000 euro. Li abbiamo guadagnati. Va bene, detto questo, spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale.
Seguitemi su Facebook, Instagram, Telegram, commentate e troverete qui sotto il link del gioco scontato. Ok? Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!